le dismissioni del nostro patrimonio immobiliare stanno andando benissimo, il che, attenzione, non significa dismissione dei gioielli, che noi non venderemo mai patrimonio artistico, culturale, quelli che vengono chiamati gioielli del patrimonio pubblico, ma significa invece ad esempio mettere in vendita i tantissimi alloggi ERP, edilizia residenziale pubblica. Ne abbiamo venduti 3.000 in questi ultimi mesi, che significa quindi abbassare i costi per l'amministrazione pubblica, i cosiddetti fitti passivi, nello stesso tempo dare un'abitazione di proprietà ai ceti meno abbienti, e nello stesso tempo stiamo vendendo anche qui bene, incassando oltre 100 milioni negli ultimi mesi, il patrimonio cosiddetto disponibile, cioè quei beni che non servono più al comune e che mettiamo in vendita a prezzo di mercato. Noi anche come amministrazione comunale abbiamo presentato dei progetti nel piano città al governo che stanno lì, dovrebbero essere approvati, adesso a settembre dobbiamo mandare i progetti esecutivi. Abbiamo puntato su varie cose, sull'area orientale, che è un'area a forte vocazione industriale, all'area anche occidentale, allo stesso centro città. Insomma, noi abbiamo una visione strategica di città che mette insieme turismo, cultura, piccola e media impresa, industria, riqualificazione urbanistica. Abbiamo presentato i progetti importanti che il governo pare abbia preso in considerazione e che siano lì lì per essere, come spero, approvati. Vediamo quale sarà l'impatto delle manovre del governo, perché fino ad ora abbiamo vissuto la fase dei tagli. Adesso vediamo che tipo di impatto in positivo avrà tutto questo. Le priorità sono quelli che i cantieri soprattutto si possano rimettere in movimento, quindi si possa dare ossigeno alle imprese. Il tema più delicato è che i comuni possano venire fuori da delle situazioni di indebitamento molto pesanti che non ci consentono, perché il problema è di molte amministrazioni del nord, del centro e del sud, di pagare in tempi accettabili le imprese, e quindi questo crea una situazione di grande difficoltà nel rapporto tra economia e pubblica amministrazione. Quindi su questo ci aspettiamo un'attenzione forte del governo sui debiti e ci aspettiamo un'iniezione importante dal punto di vista dello sviluppo, della crescita, dei cantieri. Cioè, noi abbiamo ereditato una zavorra dalle amministrazioni precedenti, soprattutto gli ultimi 15 anni, di circa 2 miliardi di euro. Quella è una zavorra sul quale dovrebbe intervenire il governo, perché altrimenti noi governiamo sempre come se avessimo delle palle di ferro al piede, perché abbiamo ereditato. Noi invece chiediamo che ci sia una gestione separata tra il debito pregresso gestito in un certo modo e il futuro, soprattutto da parte di quelle amministrazioni che hanno completamente cambiato pagina rispetto ad amministrazioni del passato.